Verso ieri sera è stato avvistato un prototipo di una Fiat 600 elettrica e non potevo fare un video ad hoc un pochino veloce per un po' parlarvi di questa nuova new entry in casa Fiat, soprattutto elettrica. Come potete ben vedere, un po' la location un po' diversa dal solito, però volevo fare un video abbastanza veloce visto che la notizia è molto scottante, ma come ben sappiamo Stellantis qualche tempo fa, nelle ultime dichiarazioni, ha detto che quest'anno annuncerà due nuove Fiat elettriche. Ad oggi non abbiamo molte informazioni, però ieri sera è stata avvistata per la prima volta il prototipo di una Fiat che pare possa essere la nuova Fiat elettrica, che potrebbe chiamarsi quindi Fiat 600. Grazie alle foto spia che Car Corps ha pubblicato appunto ieri sera, possiamo vedere proprio in anteprima quello che sarà il modello futuro della casa italiana. Prima di tutto è stato avvistato nel nord dell'Europa, quindi come tutti i prototipi, come vi raccontiamo, vi racconto anche su automoto.it, i prototipi vengono testati appunto solitamente in quelle zone e tra l'altro per leggervi l'articolo ve lo lascio qua sotto nella descrizione, così fate anche con calma. E come possiamo ben vedere, insomma, le similitudini con la Jeep Avenger sono molto molto simili. La Fiat 600, o secondo me potrebbe anche chiamarsi semplicemente la nuova Fiat 500X, non si sa bene. Come si può vedere, molto più robusta e più lunga rispetto alla classica 500 elettrica o 500 classica che siamo abituati a vedere ormai sulle nostre strade. Ha una carrozzeria a 5 porte, quindi è molto simile appunto alla 500X e in effetti, come possiamo vedere, i designer hanno giocato un po' con i fari tondi, come proprio appunto la 500 elettrica, quella nuova, e anche nella parte posteriore è evidente il richiamo del marchio Fiat, soprattutto della 500. Tra l'altro, nella parte anteriore si può ben vedere che c'è una griglia molto simile a quella che troviamo appunto nella 500, e sotto a questa griglia troviamo un piccolo blocco che molto probabilmente sono gli ADAS, per quindi l'assistenza alla guida, eccetera, eccetera. Sarà anche interessante capire appunto che tipo di assistenza ci sarà, ma molto probabilmente saranno quelli là gli stessi che abbiamo visto anche sulla 500 elettrica. Il profilo, come abbiamo detto, ricorda quello della 500X, anche per quanto riguarda la parte posteriore. Invece, per quanto riguarda l'interno, come potete ben vedere, insomma, a parte che le foto sono un po' non si vedono benissimo, però anche perché è un prototipo, quindi è tutto bello coperto, però possiamo vedere l'infotainment che è molto probabilmente da 10,25 pollici, quindi esattamente quello che troviamo sulla 500 elettrica. Quindi questa nuova futura 600 o 500X sarà equipaggiata con le ultime tecnologie di Stellantis. Le dimensioni sono molto simili con la Jeep Avenger e secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere lunga di 4.084 mm con un passo di 2.560 mm. E come tanti altri modelli Stellantis, potete ben immaginare che questa nuova Fiat 600 o 500X, chiamatela un po' come volete, molto probabilmente utilizzerà la piattaforma CMP o ECMP che ormai conosciamo più che bene. Secondo le ultime voci, si pensa che, e spero vivamente che Stellantis Fiat, che utilizzano l'ultimo aggiornamento della piattaforma ECMP, cioè quella con il motore elettrico che sviluppa 156 cavalli e 260 Nm di coppia e una batteria di 54 kWh, quindi con un'autonomia che si dovrebbe aggirare a circa 400 km con una sola carica nel ciclo WLTP, a differenza dell'aggiornamento precedente, tra virgolette, che se ricordate aveva 136 cavalli e 200, forse lo stesso Nm di coppia, però la batteria era di 50 kWh, quindi 4 kWh in meno, ed era anche un pochino meno efficiente, anche perché quest'anno appunto Stellantis introdurrà, come abbiamo visto anche su Peugeot 208, sulla Opel, eccetera, eccetera, questi nuovi aggiornamenti che migliorano decisamente sia l'autonomia per quanto riguarda le elettriche, ma anche per quanto riguarda i consumi delle sorelle termiche. In effetti, oltre alla versione 100% elettrica, si pensa che anche ci possa essere una versione a motore termico. E proprio come la Jeep Avenger, che adotterà un motore termico a benzina, il PureTech da 1,2 litri, che
può fare 130 o 160 cavalli se non ricordo male. Molto probabilmente o verrà adottato questo sistema, ma secondo me verrà adottato sempre questo motore termico, quindi il PureTech da 1,2 litri, che sarà accompagnato tra virgolette con il sistema ibrido, mild hybrid, quello là classico da 48 volt, che ancora deve arrivare per esempio sui modelli Peugeot che abbiamo visto sulla 5008 e 3008 che ha annunciato qualche settimana fa ufficialmente Peugeot, quindi quel tipo di sistema molto probabilmente lo vedremo anche sulla nuova Fiat 600 o 500X. Infine, per quanto riguarda la produzione di questa nuova 600, molto probabilmente si svolgerà nello stabilimento di Tychy in Polonia, che è lo stesso stabilimento dove verrà prodotta anche la Jeep Avenger, e si pensa appunto che il suo debutto ufficiale possa arrivare verso la fine di quest'anno, quindi manca veramente poco e molto probabilmente ci saranno altri avvistamenti del prototipo di questa Fiat 600 o Fiat 500X. La cosa interessante sarà il prezzo, perché come abbiamo visto Stellantis ultimamente ha detto che per esempio le batterie molto probabilmente potrebbe utilizzare quelle LFP per soprattutto appunto diminuire i costi delle auto elettriche. Quindi sarà anche molto interessante il prezzo dove si posizionerà. Molto probabilmente si posizionerà un pochino forse al di sotto del prezzo della Jeep Avenger elettrica, che parte da poco più di 35.000 euro, quindi già con una batteria da 54 kWh, ovviamente sto parlando senza incentivi, un po' eccetera eccetera, magari si posiziona sulle 32-33 mila euro da parte di Fiat, almeno spero. Però insomma le forme comunque anche dal punto di vista esterno sono molto, almeno a me ricordano più quelle della 500X, quindi non si capisce se verrà utilizzato un nuovo brand, quindi Fiat 600, si toglierà tra virgolette la Fiat 500X e si posizionerà questa nuova elettrica con anche forse nuovo motore ibrido o termico. Quindi questa qua era una piccola news che volevo semplicemente proporvi, come vedete un po' la location un po' diversa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova 500 o 600 elettrica, perché sono veramente molto curioso, ma soprattutto sono molto curioso che arrivi qua effettivamente sul mercato per vedere effettivamente come verrà proposta, perché secondo me è un'alternativa molto interessante per quanto riguarda il campo delle auto che propone Fiat. Iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti, seguitemi su Instagram, eccetera, eccetera. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, forse questa fine settimana, forse su YouTube.